Consiglio europeo, Renzi torna e si proclama vincitore, nuova commissione, l'Europa come scudo per le politiche che si fanno in Italia. Sì, purtroppo la settimana scorsa è stato dato un via libera alla commissione Juncker. Io penso che si è dimostrato ancora una volta invece la debolezza del governo italiano nel, come dire, nello spostare l'asse rispetto alle politiche di austerità. In realtà Renzi ormai è completamente dentro come dire, il mainstream europeo dell'austerità, del fatto che i tagli servirebbero per i nostri figli e per il nostro futuro. Io credo che, e mi auguro che Renzi ascolti questa piazza e capisca che non si può continuare a tagliare sul futuro dei giovani e sul diritto dei lavoratori. Ma qui c'è un problema di rappresentanza, perché la grandissima parte di questa gente ha votato PD. Ecco, io credo che la grandissima parte di questa gente abbia capito che il PD ormai è il partito della nazione e sta recedendo le sue radici, o quel che restava delle sue radici di sinistra. Credo che questa piazza oggi stia a dire anche questo. Ma senza una ipotesi alternativa, dove va questa spinta contro Renzi? Ah, l'ipotesi alternativa c'è per l'Europa, è quella che noi abbiamo messo in campo durante le ultime elezioni europee, proponendo una lista appunto dalla forte connotazione europea, con delle proposte molto chiare a partire da quella della conferenza sul debito che metteremo in campo, e c'è una proposta anche per l'Italia. L'altra Europa appunto diventerà anche un soggetto politico, diventerà l'altra Italia, diventerà l'alternativa di sinistra al governo Renzi.